vissuto dei momenti importanti nella vita che mi hanno insegnato a sognare ancora un po'. Ho girato tanto il mondo, in lungo e largo, immaginato di tornare presto a casa da papà. E ho sentito poi parlare di artisti stravaganti, di chi ama, spera e sogna una vita equilibrata, di violenze familiari e di sofferenze amare. Ma la vita è questa qui, e dai raccontami, raccontami di te. Buongiorno, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di Raccontami di te. Allora, oggi qui in studio con me Renato Scozzari, cantautore palermitano, il quale ci racconterà un po' come è iniziata la sua passione per il canto e anche gli ultimi lavori biografici, chiaramente. Poi soprattutto ci sarà nella seconda parte del programma, entrerà in studio anche Roberto Pizzo, nonché cabarettista palermitano che lavora all'interno del convento cabaret di Matranga e Minafò. Dunque, allora benvenuto, benvenuto Renato. Buongiorno Alba. Buongiorno, buongiorno Renato, questa è la centesima volta che ho avuto il piacere di intervistarti. Quindi già, ormai ci conosciamo. Cambiano però sempre le domande, cambiano sempre, però le tue risposte saranno le sempre risposte... le stesse, speriamo di no. No, possono anche cambiare le risposte, perché ecco. No? Ecco, allora perfetto, allora possiamo anche iniziare con questa intervista, così magari, ecco, ti fai anche conoscere meglio anche da chi ti sta... da chi ci sta guardando, meglio dire così. Allora, invece, Renato, da quanto tempo appunto ti dedichi alla musica? Perché Raccontami di te, appunto, racconta tutto il percorso artistico di un artista in questione, appunto, dagli esordi fino ad oggi. Quindi questo lo sai benissimo e ti chiedo anche le domande apparentemente più banali, però è anche bello conoscere più dettagliatamente il tuo percorso. Beh, mi dedico alla musica da sempre, fin da piccolo. Poi ho organizzato i primi gruppi negli anni 70, il primo gruppo con i miei cugini, ma quando eravamo ragazzini, per poi approdare agli anni 80, cominciare a fare i primi concerti, e poi fino ad arrivare agli anni 90 a partecipare a vari festival in giro per la Sicilia, e poi arriviamo agli anni 2000, dove praticamente ho cominciato questa mia carriera musicale. Con 3 CD strumentali che ho inciso tra il 2011 e il 2013, fino ad arrivare ai giorni nostri all'album Adesso Canto, perché sono tornato a cantare. Benissimo, a proposito di ciò, appunto, vorrei sapere quando è uscito il tuo primo album strumentale, perché invece è recentemente uscito il tuo primo album cantato, ma prima di questo ci sono altri 2 album, esatto. Forse 3 album strumentali, allora raccontami. Primo album strumentale è uscito nel 2011, si intitola Songs for Benny. Molti mi chiedono perché Songs for, esatto, Benny e chi sia Benny. Benny Andersson degli ABBA, che ho avuto il piacere di conoscere in quel di Stoccolma. Sono stato insieme a lui un paio di giorni, ho fatto ascoltare allora quello che era il primo, diciamo così, i primi provini dell'album. Lui ha collaborato insieme, è stata una persona davvero squisita, umile e a disposizione. Ed è nato il primo album Songs for Benny, che era un EP di 5 brani strumentali. Diciamo pure che benissimo. Io, oltre a cantare, suono le tastiere e il pianoforte. Esatto, qui dietro di noi vediamo l'immagine della tua band, no? Della tua band, proprio si chiama Renato Scozzari Band. Esatto, esatto. E da quanti anni si è formata questa band di qua? Ma Renato Scozzari Band in realtà si è formata da poco, perché è legata appunto al nuovo album Adesso Canto. Sì. I ragazzi hanno lavorato con me circa 2 anni alla lavorazione di questo album, che è uscito a ottobre scorso, lo stiamo promuovendo in giro e tra l'altro ho anche delle richieste ora, proprio a marzo, aprile partirò per la Sardegna, poi a maggio Madrid e poi in estate l'America, che sta andando molto bene, a parte che in Italia, anche in America e in Spagna.
Benissimo, benissimo, ma noi dobbiamo dirlo, ecco, a chi ci sta guardando, perché, ecco, Renato è considerato quasi un dio, possiamo dire, della musica. Eh sì, perché, allora, guarda, mi sono messa in contatto con alcuni tuoi fan, Ah sì. ma dobbiamo dirlo che in America è una buona, buonissima impronta dal punto di vista musicale, hai tantissimi fan americani. Sì, devo dire di sì. Tra l'altro per quest'ultimo album c'è un discorso molto simpatico perché non sono italo-americani questi fan che ho in America, sono proprio americani Americani, e sì. non tutti parlano italiano, per cui mi dicono Certo. magari in quest'ultimo album non capiamo quello che dici nei testi, però il sound è molto americano e ci piace moltissimo. Tanto è vero che sto già lavorando a un album da cantare interamente in inglese proprio per loro, proprio il mercato statunitense. Benissimo, adesso ti voglio porre una domanda che è una delle domande che so che a te suscita un po' di emozione dentro. Ah sì. Eh sì, ogni volta che ti ho posto questa domanda restavi un po' emozionato, ecco. Quindi volevo sapere quali sensazioni scaturisce in te la musica. Beh, la musica è tutto. Se tu mi levi la musica, io me ne cado in depressione. No, la musica è contatto con le persone, contatto con il mondo, con l'universo intero. Per cui mi emoziono tantissimo e traggo ispirazione dal quotidiano, da tutto quello che succede giornalmente nel mondo e il contatto con le persone. Per cui è una grande emozione. Sì, infatti una delle domande che io ti ho posto anche in passato è stata quella di chiederti a cosa ti ispiri quando scrivi le tue canzoni, a cosa ti ispiri quindi, a parte il contatto con la gente, la natura, perché si può trarre ispirazione un po' da tutto, ma tu a cosa ti ispiri, Renato? Ma guarda, non c'è un tema ben preciso, è un po' di tutto, perché magari capita che una persona ti racconta una sua storia che ti colpisce e nasce una canzone. È successo così di recente per la stesura dei testi di quest'album, Adesso canto, dove parlo di guerra, di quello che succede nel mondo, parlo di contatti umani, parlo di amore. Parlo per tornare in un amore nei ricordi di rapporto tra madre e figlio, quando diciamo la madre non c'è più, ormai è volata in cielo. C'è un brano che si intitola L'amore non finisce qui, è dedicata a mia madre, ma è dedicata a tutte le mamme e tutti i figli, un rapporto tra madre e figlio. Bene, bene, una cosa molto bella questa. Invece vorrei che tu mi raccontassi dei tuoi altri due album strumentali. Sì, nel 2012, dopo che tra l'altro sono andato in Sardegna, lì sono stato scoperto dalla Tronos Digital dei Tazenda, praticamente ho inciso nel 2012 l'album Dune, sempre strumentale, e lì era già uno sviluppo del discorso musicale, in quanto utilizzavo tutti i miei synth che ho a disposizione, quindi un album molto, molto elettronico, pieno d'atmosfere. E poi nel 2013 è stata la volta di Eia, che in Eia, sardo vuol dire sì. sì, Eia, è vero, vero. che in Sì. sardo vuol dire sì, ed è un album strumentale molto acustico, molto variegato nelle sonorità acustiche. E allora, adesso le porte, oltre ad esserci anche San Valentino, ci sarà anche Sanremo. Sanremo. Sanremo, ci sarà Sanremo 2016, chissà magari riusciremo anche ad intervistare un'artista bravissima, Miele, che la voglio salutare. Ciao, ciao Miele, che comunque prenderà parte al Sanremo 2016. A te piacerebbe prendere parte a Sanremo? Beh, certo, Sì, perché no, eh? assolutamente, hai una visibilità Beh, in un sì. attimo mondiale, per cui certo che mi piacerebbe. Ebbene, invece è appunto uscito recentemente, come ho detto prima, il tuo ultimo appunto album, quello cantato, Adesso canto. Adesso Perché proprio hai canto. scelto questo titolo, Adesso canto? Beh, perché l'avevo in mente da tempo, perché i miei amici, i miei fan mi dicevano: Ok, hai realizzato tre album strumentali, ma tu canti da sempre, quando torni a cantare? In realtà non è che avessi smesso di cantare perché suonavo in giro nei locali, però non avevo ancora l'ispirazione per brani cantati. Poi improvvisamente c'è stato il cambio di rotta con un brano al quale sono stato ispirato che si intitolava I miei giorni. Da lì nel 2013 ho cominciato i provini, le composizioni per questo nuovo album. Pensa che ho scelto fra 30-40 brani, i 10 poi definitivi, e
ed è venuto fuori l'album Adesso Canto, e quindi già allora pensavo, il prossimo album, quando canterò, come si può intitolare? Se sino l'ho suonato soltanto Adesso Certo, Canto. benissimo, benissimo. Ma tu quale genere musicale proponi alla gente? Guarda, in quest'album Adesso Canto faccio un rock pop italiano, Sì. quindi questa è la nuova produzione. In realtà negli album strumentali era un po' variegato perché i brani erano adatti per fiction, per movie, per cinema, per ambientazioni o paesaggistiche, ma in quest'album è un rock pop italiano. Bene, bene, detto proprio appena 5 minuti fa, 5 minuti sono troppi, poco tempo fa, mettiamola così, lasciamo i generici. Dunque, mi stavi dicendo che appunto partirai appunto nuovamente per la Sardegna, Sì, in quale occasione? partirò nuovamente dalla Sì. Sardegna a marzo, dove farò delle interviste e dei concerti. Tra l'altro sono ben lieto di ritornare lì perché ho lasciato un bel po' di amici. E poi ti ripeto, a maggio sarà la volta della Spagna e poi l'America in estate. Bene, bene, bene. Allora voglio lanciare un hashtag su Facebook. Hashtaghiamo tutti su Facebook Renato Scozzari, Adesso Canto. E a proposito che adesso canti realmente perché vi facciamo ascoltare appunto la canzone di Renato Scozzari, Adesso Esatto. Canto.
finale da urlo, bellissima la canzone di Renato Scozzari, Adesso canto. E allora adesso, come state vedendo proprio alle mie spalle, scusi, parlo con i televisori, diamo il benvenuto al cabarettista Roberto Pizzo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alba, buongiorno a tutti voi. Allora Roberto, dobbiamo spiegare proprio perché hai questa maglietta qui, questa sì. Insomma, camicetta. Sì, questo diciamo è stato il mio abito da lavoro per quasi 2 anni, quel sì. Periodo in cui ho fatto realmente il commesso in un negozio di elettrodomestici, è stata l'occasione in cui ho raccolto il materiale che poi è andato a finire all'interno del libro. Ecco, noi del libro ne parleremo proprio a breve, okay. Ma prima voglio che tu mi racconti, perché mi devi raccontare di te, siamo a Raccontami di te, certo. Quindi raccontami appunto come mai hai deciso di intraprendere proprio questo percorso lavorativo in qualità di cabarettista. Sì, diciamo il tutto, facciamo una parentesi a libro cuore, comincia veramente quando ero bambino. A me piaceva tantissimo intrattenere le persone. Ricordo che d'estate, quando passavo le mie vacanze nell'isola di Ustica, io in piazza mi soffermavo con i turisti di quella stagione, raccontando barzellette pur di farmi offrire un gelato o una bibita. Non ci credo. Lo facevi per questo? Assolutamente, assolutamente sì. E, diciamo che quello è stato il mio primo passo nella comicità. Perché diciamo che ecco, cabarettista mi risulta un po' stretto, anche perché io sono largo, quindi mi pare pure giusto. Comicità a 360 gradi, declinata in tutte le sue grammatiche. Bene. Ho cominciato lì e poi insomma ci sono state diverse esperienze teatrali che poi diciamo si sono concluse con questa esperienza bellissima del cabaret e della comicità in genere. Senti, ho preparato la domanda, cabarettisti si nasce o si diventa? A questo punto, comici si nasce o si diventa? Allora, io penso che divertenti si possa nascere. Sì. Comici bisogna lavorarci, certo. Bisogna lavorarci su. Devi avere comunque un qualcosa, un quid, che è quella cosa che si chiama talento, che certo. Molti diciamo abusano di questa parola. Il talento ce lo devi avere, quello non lo si può costruire. Quindi diciamo devi avere comunque una base tua, ecco, di comicità. Poi ovviamente la devi coltivare, la devi allenare per raggiungere determinati livelli. Bene, invece spostiamoci, rimaniamo sempre nell'ambito della comicità, però ecco, questo gruppo artistico, questo tu lo definisci un collettivo artistico, sì. I Ricoverati, di cosa vi occupate? Sì, il collettivo artistico Cristiano Pasca e i Ricoverati nasce quasi 5 anni fa all'interno di un locale che si chiama Palab. In questo locale ci siamo incontrati diverse persone, tanti bei talenti, abbiamo cominciato a fare delle serate live, un format, eccolo lì. Che è stato molto fortunato, il push show da un'idea del gestore del Palab, Tiziano Di Cara. Era un varietà a 360 gradi con musica e comicità e ospiti VIP. Abbiamo cominciato lì, poi diciamo da quel gruppo è venuto fuori lo zoccolo duro del gruppo Cristiano Pasca e Ricoverati. Insieme a me infatti ci sono Lorenzo Pasqua, Giovanni Mangalaviti, Cristiano Pasca, che insieme a Giovanni Mangalaviti per adesso partecipano alle Iene, sì, sì. E Michele Cordaro e Vassili Sortino. Tutto questo bellissimo gruppo adesso è Cristiano Pasca e Ricoverati, una bella realtà, ci occupiamo sempre di live. Abbiamo anche messo un po' un piedino nel mondo del web con diversi video come la serie Lui e Lei, Apostoli, Infami, insomma tante belle cose che potete trovare sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube Cristiano Pasca e Ricoverati. Mi hai anticipata, hai visto che sono l'avrei bravo. Detto io tra poco, hai al termine visto. Dell'intervista che dobbiamo sempre, io mando sempre l'hashtag che è la moda del momento, quindi avrei detto
dirette, lo dico adesso, lo dico dopo, hashtagghiamo Roberto Pizzo su Facebook chiaramente, ma hashtagghiamo anche il libro, che lo vedete qui dietro. Eccolo il qui, e ve lo faccio vedere pure piccolino qua. Con i televisori, ed eccolo qui il libro di Roberto Pizzo. Vorrei che appunto me ne parlassi, perché è un po' scritto in chiave comico-parodica, no? Sì, allora, questo libro, come lo definisco sempre, non è altro che una specie di diario di bordo della mia esperienza lavorativa. Io ho fatto realmente il commesso in un negozio di elettrodomestici e in quei quasi 2 anni di lavoro ho raccolto insieme ai miei colleghi tutte le castronerie tecnologiche, tutte le domande più assurde che i clienti giorno per giorno ci chiedevano. Poi durante uno spettacolo in cui io portavo in scena questo personaggio del commesso Pizzo, ho avuto la fortuna di incontrare tra il pubblico l'editore Flaccovio, nelle vesti di suo figlio Enrico Flaccovio, che mi ha avvicinato e mi ha proposto di fare un libro di questo personaggio. E infatti, diciamo, poi il resto è storia, perché il libro è uscito, è stato pubblicato il 6 giugno del 2015 nel corso di una marina di libri alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo, e adesso, diciamo, lo stiamo promuovendo in lungo e in largo. Benissimo, in lungo e largo, come la canzone di Raccontami di te. Esatto. In lungo e largo, immaginate di tornare presto a casa da papà. Vabbè, parentesi chiusa, chiaramente, sì. Torniamo all'intervista, perché sai, le donne sono logorroiche, io altrettanto, sono pure proliste, non finisce più la trasmissione. Bene. Quindi andiamo avanti. Sì. E invece con chi ti piacerebbe poter dividere il palco? Durante anche gli spettacoli, chiaramente. Ma guarda, io non vorrei, diciamo, essere presuntuoso, però mi trovo così tanto bene a lavorare con il mio gruppo, Cristiano Paschi e Ricoverati, perché non siamo soltanto dei colleghi molto affiatati, ma siamo anche degli ottimi amici, e io penso che non ci sia soluzione migliore in qualsiasi professione di lavorare con delle persone che sono valide dal punto di vista professionale, ma anche degli ottimi amici. Penso che sia la soluzione ideale. Ecco, invece pensi che ad oggi l'artista venga realmente valorizzato? Beh, sai, in questo momento parlo del settore della comicità, ma comunque di qualsiasi forma d'arte in genere, c'è così tanta carne al fuoco che spesso e volentieri uno su mille ce la fa. E magari anche quell'uno su mille che ce la fa non è poi quello che realmente ha chissà quali capacità artistiche. Io penso che bisogna avere innanzitutto tanta convinzione di quelli che sono i propri mezzi, sì, di quello che si vuole fare, e diciamo essere, come dire, testardi nel continuare a credere in quello che si vuole diventare. Bene, invece volevo sapere dove ti sei esibito sinora. Allora, diciamo che artisticamente parlando, dal punto di vista della comicità, nasco al Palab di Palermo. Recentemente mi sono affacciato in un'altra bellissima realtà artistica palermitana, che è quella del Convento Cabaret di Matranga e Minafò. Sì. Attualmente mi esibisco su quel palcoscenico lì. Fortunatamente ho diciamo accanto a me sempre il mio compagno di scena, che è Lorenzo Pasqua, che tra l'altro è anche l'ottimo illustratore del mio libro. Potete tranquillamente controllare, diciamo, le bellissime illustrazioni che ha fatto Lorenzo all'interno del libro, e quindi è molto bello comunque lavorare con persone valide. E così è stato con i Ricoverati, così è con i Ricoverati, così come al Convento Cabaret. Bene, bene, a proposito del Convento Cabaret, adesso state facendo che cosa? Degli spettacoli? Sì, che abbiamo fatto. Possiamo dire a gran voce che hanno fatto proprio tutti sold out, quindi sì, li state riproponendo nuovamente. Assolutamente, abbiamo fatto un bellissimo sold out al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo in 4 giorni, è una cosa che ovviamente ci rende molto orgogliosi di questo, tant'è vero che replicheremo giorno 10 di febbraio
la serata, con comunque pezzi nuovi, quindi comunque chi è venuto la prima serata può tornare e vedrà un nuovo spettacolo, e poi comunque insieme al gruppo dei ricoverati facciamo un format molto interessante, che è una comedy jam, ovvero sia una serata a microfono aperto in chiave comica sul palco del Morrison Café di Palermo, proponendo monologhi comici e satirici figli della stand-up comedy, che è questo genere di comicità molto britannica che sta cominciando a muovere i primi passi a Palermo. Bene, sai che questo tipo di camicetta che stai indossando in questo momento mi ricorda un po' la maglietta che indossavo io quest'estate in un villaggio, perché ero un'animatrice per bambini, ero la responsabile del mini club, del junior club, insomma, un po' questo, un po' quello, e mi ricordi un po' me. Ecco, nei panni d'animatrice, che è differente chiaramente dal comico, dal cabarettista, è chiaro. Ma tu hai mai fatto invece l'animatore? Sì, diciamo che anch'io ho fatto l'animatore, probabilmente è stata, come dire, la palestra in cui ho affinato, ecco, il mio talento comico, come penso accada per molti comici in Italia, muovono i primi passi proprio nei villaggi turistici. Benissimo, io vorrei che tu mi lasci un attimino il tuo libro. Come no? Così lo facciamo vedere un'ultima volta qui su CTS. Allora, questo è il libro di Roberto Pizzo, hashtaghiamolo su Facebook, ma oltre ad hashtaggarlo, acquistiamolo. Scusi, parlo con i televisori, un libro in chiave comico, parodica, molto carino, divertente, ve lo consiglio, perché è un bel libro che vi farà sicuramente anche ridere tanto, e sicuramente ci troveremo anche nei panni un po' sia del cliente ma anche del commesso. Assolutamente. Perché sono storie realmente che accadono all'ordine del giorno all'interno appunto dei centri commerciali. Va bene, grazie mille Roberto grazie per essere te, stato qui. Io ovviamente invito a tutti, ecco, coloro che ci stanno guardando in questo momento, a guardarci ogni mercoledì, ogni venerdì qui su CTS alle ore 13, facciamo compagnia mentre pranzate. Ciao e grazie, grazie ancora Roberto. Grazie a te. Di tornare presto a casa da papà, e ho sentito poi parlare di artisti stravaganti, di chi ama, spera e sogna una vita equilibrata, di violenze familiari e di sofferenze amare, ma la vita è questa qui, e dai raccontami, raccontami di te.